TG Flash in diretta per darvi le ultime notizie sulla presa di ostaggi a Sydney in Australia, dove da circa 12 ore un uomo ha preso con sé molti ostaggi all'interno di una caffetteria nel cuore della capitale australiana. Tra l'altro possiamo dirvi subito che 5 ostaggi sono riusciti ad stringersi intorno a loro e ad uscire dalla caffetteria e sfuggire così alla vista dell'uomo. Sono 3 uomini e 2 donne. Il sequestratore ha chiesto alla polizia una bandiera dello Stato islamico in cambio della liberazione di alcuni ostaggi, nonostante le autorità australiane avessero invitato i media a non dare informazioni sulle richieste proprio del sequestratore. Tra l'altro, 2 radiolocali hanno ricevuto telefonate da persone sequestrate nella cioccolateria dicendo che lo stesso uomo ha piazzato 2 bombe, una nel locale ed altre 2 all'esterno. Tra l'altro c'è anche da dire che la situazione è particolarmente critica. Tra l'altro l'uomo costringe gli ostaggi a turno a stare davanti alla vetrina del locale. I negoziatori della polizia sono in contatto con l'autore del sequestro. Il premier australiano Abbott ha convocato il Comitato Nazionale di Sicurezza e tra l'altro dice che è profondamente colpito da quanto sta avvenendo e ringrazia il popolo australiano che con grande compostezza sta reagendo bene a questa situazione. E devono essere rassicurati sul fatto che le forze dell'ordine e della sicurezza australiane sono ben addestrate e agiscono in maniera professionale. Secondo ultime informazioni, la crisi potrebbe durare fino al prossimo mattino italiano, ma non è chiaro naturalmente se potrebbe esserci un tentativo di blitz da parte delle forze dell'ordine. Noi naturalmente manterremo costante la situazione, vi informeremo nel corso della giornata con ulteriori appuntamenti con il nostro telegiornale e comunque ed in ogni caso prima della nostra edizione principale alle 19:30 con Speciale News. Grazie per l'ascolto.